cani liberi ci possono aiutare a cercare di capire come soddisfare i bisogni del nostro cane. Perché un cane libero sceglie in ogni momento cosa è meglio per se stesso, perché è libero di farlo. Ovviamente per i nostri cani non potrà mai essere la stessa cosa, ma possiamo approssimare. I nostri cani non scelgono praticamente nulla, non possono scegliere quando uscire, non possono scegliere se e quando andarsi a procurare il cibo, chi incontrare, dove andare, se accoppiarsi, non possono scegliere praticamente nulla. Però possiamo dargli la possibilità, con certi cambiamenti nella nostra vita e dando attenzione a certi particolari, di avvicinarsi un pochettino di più alla loro essenza, con la consapevolezza che ci saranno dei limiti. Però la cosa importante è sicuramente iniziare almeno a farsi delle domande. Per esempio, una domanda potrebbe essere: il mio cane è felice di venire con me a fare shopping? Alcune persone mi dicono: io voglio che il mio cane sia sempre con me, voglio condividere tutto con lui e voglio che stiamo sempre insieme. Ok, questa è una cosa bella, perché dietro c'è l'intento di volersi vivere il cane completamente. Però quello che c'è da dire è che ci sono dei posti da cani e ci sono dei posti che non sono da cani. Il centro di una città di sabato pomeriggio non è un posto da cani. Quando eravamo in Marocco, i randagi ci seguivano per negozi, per i negozietti del paese. Ovvio, non entravano, non potevano entrare, ci aspettavano fuori, comunque erano liberi di scegliere di stare a aspettarci, andarsene a fare un giro. Cosa succede con i nostri cani? Sono al guinzaglio, quindi quando li portiamo all'interno dei negozi, magari pieni di gente, dobbiamo pensare chi abbiamo al nostro fianco. E magari tutta quella gente è troppa per lui, magari è troppo il tempo che passiamo dentro il negozio, magari si sentono trascinati per le vie del centro e non possono neanche annusare perché noi potremmo essere distratti chiacchierando con un amico, senza parlare di quei piccoli cani, magari con dei cappotti imbottiti, che si trovano a passare tantissimo tempo dentro dei negozi in cui c'è riscaldamento. Ecco, tutte queste cose, secondo me, non rispecchiano il pensare che abbiamo vicino, il comprendere i bisogni del nostro cane, nell'ascoltarlo. Io posso comprendere che non si voglia lasciare solo il cane, però i cani hanno anche bisogno dei propri momenti in cui stanno da soli. E quello che possiamo fare è organizzarci diversamente. Prendo il cane, lo porto a fare cose da cani, sui monti, in un campo, in un ambiente naturale. Se possibile, lo lascio libero, lo lascio esprimere, lo lascio correre, lo lascio divertirsi. Poi lo porto a casa e dormirà e io posso uscire e fare tutto ciò che voglio: andare in centro, andare a farmi un aperitivo, andare a fare shopping. E potrò farlo con molta più serenità, perché non avrò al mio fianco un essere vivente che si trova magari in stress perché quella non è la situazione adatta a lui e potrebbe iniziare a tirare il guinzaglio, a mordicchiare il guinzaglio o abbaiare a tutti i cani. O in generale potrebbe iniziare a avere nella sua vita dei comportamenti come distruggere casa oppure abbaiare contro le persone. E magari lo fa semplicemente perché in generale è esaurito e non ha la possibilità di esprimersi. Perché stressarsi in due? A volte devo veramente impegnarmi per passare questo messaggio, però penso che se scegliamo di avere al nostro fianco un cane, dobbiamo sapere chi è, di cosa ha bisogno, che cosa gli piace fare. Questo significa volerlo conoscere veramente, volerlo ascoltare, questo significa amarlo, secondo me. Io non sto dicendo che portare il cane in ambiente urbano sia una cosa da non fare, ma sto dicendo che è importante scegliere i luoghi e i momenti migliori in modo che, per esempio, non ci sia troppo affollamento. Inoltre, è bene scegliere il momento in cui noi possiamo essere presenti, in cui possiamo supportare il nostro cane, osservarlo, renderci conto se certi momenti sono troppo per lui, sono difficili da gestire, sapere cosa fare se sta arrivando un cane verso di noi, sapere di lasciarlo annusare, sapere che certi momenti
momenti magari ha bisogno di un po' più di tempo per fare certe cose e vivere quell'esperienza come un'esperienza che facciamo insieme e come un arricchimento, come una stimolazione sensoriale, come un qualcosa da viversi insieme, ma veramente insieme.